buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Siamo qui nella sede del NAGA, il NAGA, dico due parole brevemente, è un'associazione che si occupa di assistenza, di offrire servizi in campo sociosanitario, in campo legale, a chi espressamente i diritti non ne ha. Abbiamo una sede centrale qui in via Zameno, dove abbiamo gli ambulatori, abbiamo gli sportelli legali, abbiamo una sede decentrata in via San Colombano, dove c'è un centro diurno per richiedenti asilo rifugiati, e poi abbiamo delle unità di strada che si occupano Caviria, che organizza il servizio del NAGA, che organizza la serata di questa sera, che si occupa di, del problema, che si occupa di prostituzione, e MDS, che è l'altro servizio di unità di strada del NAGA, che si occupa di offrire un'assistenza sanitaria ai rom, sinti e diciamo a tutti quei cittadini che vivono nella marginalità in aree più o meno occupate. La prerogativa del NAGA è quella di andare oltre il servizio che offre, perché riteniamo che non sia sufficiente questo, riteniamo che, soprattutto perché abbiamo a che fare il più delle volte con dei vuoti legislativi, con delle leggi che sono dannate. Basta ricordare qual è l'unica legge che si occupa di prostituzione in Italia, che è datata quantomeno a 61 anni, 56. Altri sono vuoti legislativi, altri sono delle leggi che non ci piacciono, e quindi ci occupiamo anche, diciamo, di riuscire a dare un senso al nostro lavoro, a dare un senso nel senso di capire quali sono le nuove richieste, le nuove problematiche nate dall'immigrazione principalmente, perché anche il discorso di prostituzione che faremo questa sera andrà a introdursi nell'ambito dell'immigrazione. Allo scopo facciamo delle serate come queste, delle serate, diciamo, dove la nostra ambizione, la nostra presunzione è quella di ampliare un attimino la conoscenza, ma quantomeno di discutere di alcune tematiche che vengono trattate in modo poco chiaro, che viaggiano su stereotipi. Pensiamo di avere la volontà di dare luce e sottolineare determinati effetti di queste problematiche, effetti di marginalità, e con l'ausilio, diciamo, di serate come queste, di comunicati stampa, di report che facciamo, monitoraggi, conferenze stampa, che cosa, cerchiamo di far sì che le cose possano quantomeno migliorare. Diciamo, l'aspirazione massima è quello che noi non esistessimo più, perché la missione del NAGA era quella di scomparire, nascere e scomparire quando le istituzioni avranno la possibilità di farsi carico di quello che ovviamente è un'utopia, però le utopie servono per camminare, e questo è il nostro percorso. E anche la serata di questa sera si innesta in questo contesto. Un ringraziamento particolare al gruppo di Caviria che si occupa, che ha organizzato la serata. Non mi dilungo oltre, presento solo da chi ce l'ha condotta la serata, me lo sono scritto perché non mi ricordo, scusate. Dunque, tra poco darò la parola al moderatore della serata, Dario Paladini, giornalista del Redattore Sociale, e il dibattito, diciamo, verrà tra Sara Cremaschi, la nostra volontaria del NAGA, del gruppo di Caviria, e a Giulia Selmi, ricercatrice e autrice del libro che in qualche modo presentiamo anche nel corso della serata, che è Sex Work, il farsi lavoro della sessualità. Grazie ancora. Buonasera a tutti. Il mio compito questa sera, appunto, è quello di moderare il dibattito e soprattutto di fare domande a queste nostre due relatrici, che ringrazio e che si sottoporranno quindi alle mie e alle vostre domande. La serata è un po' organizzata in questo modo: facciamo prima una mezz'oretta per presentare in tutti i suoi aspetti e l'argomento di cui parliamo questa sera, dopodiché iniziate a fare domande, considerazioni, in modo tale che è un dibattito, come dire, partecipato quasi fin dall'inizio.
E come ha detto Fausto nel presentarci, lo spunto di questa serata nasce appunto da questo libro, vi faccio vedere, Sex World, il falso lavoro della sessualità, che ha scritto Giulia Selmi, ed è un libretto, dico libretto perché è piccolino, no? Perché non abbia importanza, che tra l'altro si legge molto agevolmente e vi conduce attraverso quelli che sono nel corso della storia, ma forse che sono ancora adesso radicati o comunque presenti nelle varie parti della nostra società italiana e anche europea, in quelli che sono un po' gli stereotipi, le idee, i concetti, i principi con i quali nella storia e ancora adesso viene letto il fenomeno della prostituzione, o comunque come vengono viste le persone che si prostituiscono. Dall'autocentesta idea che fossero delle donne peccatrici a situazioni adesso diverse in cui magari la persona che si prostituisce viene vista solo come una vittima della tratta. E quindi ecco, tra l'altro faccio una premessa, questa sera appunto parleremo di lavoratrice del sesso e parleremo in tutti i suoi aspetti di questo argomento, ma la premessa è che sappiamo benissimo che nelle strade il grandissimo problema è quello dello sfruttamento, no? Ma anche su questo, poi vedremo con Giulia e con Sara, anche su questo il schiacciare le persone che sono effettivamente vittime di tratta solo su questo aspetto rischia di non riconoscere come individui. Giulia annuisce un po' che ho capito forse una parte del libro. E tra l'altro appunto leggendo questo libro io stesso ho riconosciuto alcuni dei modi con cui io giornalista che si occupa da oltre 10 anni di temi sociali, quindi anche di prostituzione, il modo con cui normalmente leggo i fatti che avvengono a Milano su questo fenomeno. Quindi a Giulia chiedo non tanto di riassumerci il libro, che non avrebbe senso, ma magari visto che l'ho letto, lo so, lei nel libro racconta un episodio di quando era ragazza e che poi dopo ha ricordato invece quando è diventata una ricercatrice, una studiosa, e che da lì è poi partito quindi anche la sua curiosità, il suo interesse, e che da quell'episodio ha capito quale poteva essere il meccanismo per andare oltre certe idee già precostituite. Quindi la parola la prima a Giulia, che ci accompagna un po' in questo viaggio. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutte per essere qua. E per me è sempre un'emozione presentare questo librino, che io chiamo librino, non libretto, ma perché in effetti lo è, un librino, lo chiamo così con affetto. E lo è perché, appunto, come diceva Dario, un po' questo mio interesse, che poi è diventato in parte un interesse legato alla mia professione di sociologa e di ricerca, in realtà affonda le radici molto lontano nelle mie esperienze biografiche, sia diciamo, biografiche nel senso più stretto di personali che biografiche nel senso del mio attivismo politico, della mia vita associativa all'interno di diversi contesti, soprattutto a Bologna, perché io sono bolognese. E l'episodio a cui si riferisce Dario, a cui io a un certo punto che mi è ritornato alla mente quando dovevo scrivere l'introduzione di questo libro, è legato a... Io sono nata in un piccolo paesino della bassa emiliana. Immaginatevi un po' Peppone Don Camillo, non so se l'avete presente, però ecco, insomma, quel tipo lì, quell'Emilia Rossa che sta scomparendo, ma che insomma negli anni '80 c'era ancora. E mia madre mi portò a un seminario, un incontro alla biblioteca del paese, organizzato per quelle che allora erano le donne del PC, sul tema della prostituzione. E io avevo, non so, 12 anni. E la relatrice, di cui non ricordo assolutamente niente, presentava, diciamo, faceva appena un seminario per parlare di prostituzione e diceva svariate cose, però una molto chiara, cioè l'impostazione di tutto il dibattito era molto chiara, cioè lei diceva ci sono delle donne che sono costrette a prostituirsi e che si prostituiscono, anzi diceva ci sono delle donne che si prostituiscono e se si prostituiscono vuol dire che sono costrette a prostituirsi, e noi
E quel noi era noi donne che stiamo dall'altro lato della barricata, le donne che non ci prostituiamo, le donne che nella vita non abbiamo per necessità bisogno di produrre reddito attraverso questa attività, ma abbiamo l'obbligo di salvarle. Questa era, diciamo, un po' tagliato a sette, comunque era il... E all'epoca insomma, mi convinse abbastanza questo racconto di questa posizione di questa donna che teneva questa relazione, no? Mi convinse anche questo, diciamo, identificarmi in queste altre, no? Queste altre che stanno dall'altro lato, che nella vita non scambiano servizi sessuali per denaro e che quindi in un qualche modo sono chiamate ad aiutare, a salvare, a tirare dal lato giusto di questa divisione, diciamo, simbolica da chi si prostituisce e chi no, a chiamare, a trascinare e portare le altre dal lato giusto della barricata. L'ho pensato per alcuni temi, poi nelle scuole superiori, non so, in collettivi studenteschi, organizzammo un incontro su questo, mi ricordo, in quarta superiore, e poi la vita cambia, succedono tante cose, e quello che è successo nella mia vita è che a un certo punto, quando avevo 20 anni, ho fondato insieme a un gruppo di coetanei dell'epoca, un collettivo di ragazze che si occupava di corpo e di sessualità. E uno dei primi incontri che facemmo e che organizzammo fu un incontro con il Comitato per i diritti civili delle prostitute di Pordenone, in particolare con Carla Corso e Pia Corre, e insieme a Porpora Marcasciano, che è la presidente del MIT, che è il Movimento Identità Transessuale in Bologna, no? Tre donne, due donne e una trans, che si erano prostituite per lungo tempo e che raccontavano e ci parlavano dell'esperienza della prostituzione e anche di che cosa poteva fare chi non si prostituiva, chi non stava nel mercato, chi aveva altre vite, in un modo completamente diverso, no? Chiedendoci non di essere salvate, ma di essere riconosciute, quindi guardando al sex work come strumento che offre l'accesso a delle condizioni materiali di vita, banalmente il denaro, a cui, diciamo, una società capitalistica accediamo tutti e gioca un ruolo significativo per tanti e per tanti, e di riconoscere la soggettività, le richieste, le posizioni che loro, in rappresentanza di altre, in quel caso lì c'erano loro tre, ma in rappresentanza di altre sex worker in giro per l'Italia, chiedevano. E questo, diciamo, ha messo profondamente in crisi questa immagine molto manichea che io avevo in testa, no? Cioè, c'è un giusto, c'è uno sbagliato, io sono dalla parte giusta e qui da lì è iniziato un viaggio per me, un viaggio di conoscenza che è passato per l'attivismo, è passato per l'unità di strada del MIT, in cui ho lavorato come operatrice per 2 anni, è passato per la ricerca, che mi ha fatto mettere molto in discussione queste visioni e mi ha, diciamo, invitato a guardare indietro, quindi a riguardare tutto un dibattito che è, diciamo, iniziato, potremmo dire, con la nascita del cristianesimo e comunque è entrato in vivo dagli anni 70 in avanti all'interno dei femminismi, e uso la parola plurale perché non ce n'era uno, non ce n'è mai stato uno solo, ecco, sicuramente lo scenario attuale è uno scenario di tante posizioni e tante letture, cercare una chiave interpretativa e anche una chiave di alleanza, in che termini, con i diritti delle donne e delle persone transessuali che si prostituiscono. Con questo non voglio dire che non ci siano neanche gli uomini, ci sono, tra l'altro è un fenomeno in aumento soprattutto tra i giovani ragazzi migranti, ma sicuramente quel dibattito all'epoca e anche, diciamo, la storia che ha è una storia che ha molto a che fare con le donne e le persone trans. Per cui quello che cerco di raccontare un po' in questo libro, cerco un po' di ricostruire, è questo dibattito, è cercare di mettere un po' le mani in maniera
meno, un po' complessa, quindi cercando di guardare dentro a tutte le complessità che si celano dentro il sex work, dove ci sono dentro tante cose, c'è il denaro, c'è la sessualità, c'è il potere, c'è la migrazione, c'è il confine tra legalità e illegalità, ci sono le norme, c'è la morale, molto, ci sono, come dire, un groviglio di questioni, su cui di solito c'è la tendenza ad avere risposte semplici. La prostituzione è uno di quei temi, diciamo, da bar, no? Se si parla di prostituzione tutti hanno un'opinione e di solito questa opinione si articola su un piano morale, cioè è giusto o è sbagliato. Ecco, quello che io ho provato a fare è provare a superare questa distinzione dal piano della morale, toglierlo da quel piano lì e provare a guardare dentro, no? A che cos'è l'esperienza del sex work e anche ai modi con cui il sex work è stato interpretato nel corso del tempo. Parto, poi tu Dario fermami se io, perché la sintesi non è uno dei miei migliori toni, quindi se ti senti libero di entrarmi a gamba tesa quanto vuoi. La Costituzione, cioè le interpretazioni classiche della Costituzione sono quelle di matrice, diciamo, cristiano-cattolica, dove la prostituzione era una forma di devianza, no? Una forma di devianza morale delle donne singole che serviva a garantire le istituzioni sane. Quindi c'erano delle istituzioni sane, il matrimonio fondamentalmente, e il fatto che esistesse la prostituzione, solitamente esercitata, diciamo, in condizioni di diciamo, oltre lo sfruttamento, cioè proprio di ghettizzazione, no? Le zone, i quartieri nel 400 fino ai bordelli che noi abbiamo avuto in Italia fino alla metà degli anni 50, che rispondevano in termini di modello sociale che c'era dietro all'idea della prostituta come deviante che però garantisce, in base a una presunta naturalità di un istinto maschile, diciamo, irrefrenabile e incontenibile, garantisce che le donne per bene, le famiglie per bene, diciamo, la parte per bene della società potesse andare avanti per la sua strada perché c'era chi garantiva, diciamo, questo sfogo sessuale. A un certo punto questa visione che è stata dominante, quando dico dominante, quando parlo di visioni, non perché parlo di modelli cognitivi, cioè parlo di modelli culturali che poi orientano le politiche, le leggi, le cose che poi incidono sulla materia di condizioni di vita delle persone, no? Fanno sì che una persona possa fare o non fare delle cose nella sua vita, no? Questa visione qua è stata molto criticata e aspramente messa in discussione, tant'è che adesso, diciamo, così formulata in questo modo, diciamo, ogni tanto solo qualche leghista che ci prova, ecco, però non è più, ha perso, diciamo, la sua dominanza culturale che ha avuto per molti secoli. E a mettere in crisi questo modello è stato il femminismo. Sono state le donne che hanno, diciamo, soprattutto a partire dagli Stati Uniti negli anni 70, detto una cosa che adesso ci sembra abbastanza banale, diciamo a quasi 50 anni di distanza, cioè che la prostituzione, così come tante altri aspetti della vita, diciamo, sociale, relazionale, ha a che fare con i modelli di genere, cioè ha a che fare col modo diverso con cui nel corso dei secoli le nostre società abbiamo costruito le identità maschili e femminili, abbiamo attribuito alle une e alle altre delle possibilità di vita, delle possibilità di utilizzo del corpo, delle possibilità di progettualità di sé diverse, no? Per cui abbiamo, e in questo abbiamo costruito il desiderio. Questa cosa qua che è stata, diciamo, illuminante ed è indubbiamente vera, la prostituzione è una produzione, diciamo, si può dire patriarcato o in termini, diciamo, più contemporanei, ordine di genere, insomma, di quella cosa lì, cioè di una costruzione diseguale dei rapporti tra i generi. Diciamo che poi questo femminismo, una parte di questo femminismo, si è un po' fatto prendere la mano, ecco, dico io, da questa lettura, no? E quindi dall'idea di dire questo fenomeno nasce da una disuguaglianza, questa argomentazione si è poi tradotta nell'arco di 10 anni, nel corso degli anni 80, nella prima metà degli anni 90, in una visione cristallizzata e molto stretta, diciamo, nel senso proprio a maglie molto strette, che sostanzialmente, diciamo, per dirla con le parole di Carolyn Berry, che è una famosissima femminista abolizionista americana e fondatrice della coalizione, della Coalition Against African Women americana, la più grande
associazione mondiale contro il traffico, che dice nessuna donna potrebbe mai acconsentire a uno stupro, vendere sesso per denaro è come essere stuprata, per cui nessuna donna può dire, diciamo, in coscienza che quello che fa, il fatto di prostituirsi, è una cosa che ha scelto. E se lo fa, è malata di falsa coscienza. Cioè, non ha capito ancora che come dire, quella cosa che fa è sbagliata, sostanzialmente. Ora, non abbiatemene se il ragionamento è un po' tranchant, ci sono chiaramente più sfumature, no? Però l'idea è quella che la prostituzione è di per sé sbagliata, e dentro quella complessità che è il mercato del sesso e le enormi sfumature che ci sono, cioè il mercato del sesso è tante cose, la strada è l'indoor, è le migranti e le native, è le donne nate e le donne diventate, cioè è veramente un mondo, è le classi sociali, cioè proprio un mondo con tantissime sfumature, che comunque queste sfumature non sono, diciamo, significative, no? Allora questo, secondo me, che era un po' la visione della famosa signora con cui, che io incontrai da preadolescente, ha qualcosa dentro che non funziona. E io credo le due cose che non funzionano, per me, sono, diciamo, inficiano un po' la legittimità di quel discorso, sono da un lato l'idea di pensare che possiamo costruire un pensiero che vale per tutte, cioè che non ci sono differenze tra le esperienze, e soprattutto che chi dice tra chi lavora in questo del sesso che questa cosa qui la fa perché l'ha scelta, e poi possiamo tornare su, come dire, che cos'è la funzione di scelta, no? Non so parlare di scelta in senso liberale, per cui uno sta seduto in piedi su una montagna con 360 gradi di possibilità e dice: ah, voglio fare proprio quella cosa lì, no? Perché questa libertà nelle società contemporanee, diciamo, che forse non ce l'ha mai avuta nessuno, sicuramente, cioè le scelte si fanno entro vincoli specifici, no? Di classe, di migrazione, di reddito, di cittadinanza o meno, però l'idea che nessuna possa dire questa cosa dentro il mio percorso di vita ci sta, per me è sostenibile. Questo secondo me è molto problematico, perché e vengo alla seconda questione, che secondo me è molto problematica di questa visione, reitera, diciamo, quella visione del noi e loro, da cui ho iniziato, no? L'idea che c'è un noi che sta dalla parte buona, sana, morale della società, e poi ci sono le altre che stanno da un'altra parte, no? Allora, credo che questa sia stata veramente la più grande invenzione dell'ordine di genere, cioè dividere le donne tra le donne per bene e quelle per male, cioè fare sì che ci siano delle donne come dire, le madri, le mogli, l'angelo del focolare, no? Che sono le donne per bene, stanno da una parte, e poi ci sono le altre, che sono quelle che utilizzano la sessualità, perché di quello si parla, e il loro corpo in una maniera fuori dai modelli, fuori dalle aspettative, fuori dal matrimonio, sia tra l'altro mercificato che no, nel senso che poi la categoria di donne per male è uno stigma che ricade sulle donne in generale, per come gestiscono la loro sessualità in generale. Ecco, in questa distinzione, secondo me è una distinzione molto poco utile a cercare invece di costruire sia discorsi che pratiche per incontrare mondi dove ovviamente ci sono delle distinzioni tra le donne che si prostituiscono e le donne che non si prostituiscono, banalmente di classe, di provenienza geografica, nel contesto, diciamo, contemporaneo in cui viviamo, ma che quella distinzione lì, in cui, come dire, proiettiamo sulle altre una vittimizzazione completa, proiettiamo sulle altre una, è un modo per togliergli, secondo me, in maniera altrettanto violenta, la possibilità di essere soggetti. Per esempio, come una ragazza rumena con cui ho lavorato molto quando facevo unità di strada, con cui abbiamo costruito un rapporto molto stretto nel corso degli anni, io questa cosa la faccio adesso, la faccio a tempo, la faccio perché me la sono scelta, la faccio perché sono migrante e non ci sono altre opzioni, e su questo dovremmo interrogarci, ma diciamo sulla giustizia sociale in senso più ampio, e questa scelta non vedo per quale ragione io, che
ho avuto il privilegio di poter fare l'università, crescere in una famiglia medio borghese e non dovermi porre il problema di guadagnare soldi attraverso il mercato del sesso per pura fortuna, perché non è che dove si nasce una cosa è un merito, no? Che cosa dà a me la possibilità di dire che la sua scelta, cioè che lei non è capace di scegliere, no? Allora io credo che questo sia un nodo interessante e ti passo la parola dicendo, chiudendo sul fatto che è quello, diciamo, questo è il nodo su cui poi i movimenti delle sex worker in Italia e in Europa e nel mondo hanno, diciamo, iniziato a alzare la testa, no, rispetto a quel tipo di rappresentazione. Grazie Giulia, no, in realtà è stata bravissima, perché in circa 10 minuti sei riuscita a raccontarci 200 anni di dibattiti, convegni, che sono durate giornate, documenti, eccetera. Però, appunto, sei arrivata al dunque quasi della serata molto rapidamente, perché, appunto, chi di noi, non chi di noi, io che faccio giornalismo sui temi sociali, normalmente dico che il problema della prostituzione non sono ovviamente le prostitute, ma chi le sfrutta. No? Con la cosa che quindi io appartengo ancora al signore PC di 30 anni fa, però sinceramente penso di non essere l'unico, nel senso che se magari c'è anche qualcuno che ancora adesso pensa che comunque c'è un po' di perversione, chi si prostituisce, eccetera, eccetera, eccetera. Molti altri dicono no, sono vittime, liberiamoli, perché chiunque di noi questo mestiere non vorrebbe farlo. E però appunto le lavoratrici delle sex worker dicono qualcosa di diverso, no? Che ci sconvolge, secondo me anche in questo pubblico che magari è legato a Nave, eccetera, questa cosa qua ti fa fatica un po' tutto sommato a dire sì sì, è su questo binario che dobbiamo cominciare a ragionare, no? Perché normalmente si cerca anche la motivazione economica. Uno dice sì, però se tu arrivi a prostituirti perché non hai soldi, vuol dire che non sei libero di scegliere, perché se avessi un minimo di possibilità sceglieresti qualcosa d'altro. Su questa cosa qua brevemente, perché poi sarà molto del dibattito di questa sera e poi però prima vorrei sentire Sara su alcune cose, se ci spieghi meglio questo passaggio che hai spiegato molto bene anche in tuo libro. Brevemente, fratelli meglio. No, allora, io appunto, cioè, quello che a un certo punto il movimento del sex worker ha cercato di dire, secondo me, molto bene, nel senso con una varietà di posizioni, nel senso che è un movimento, è un fatto di associazioni, c'è cioè un comitato internazionale che si chiama International Committee for the Rights of Sex Workers in Europe, che ha sede a Bruxelles, che raccoglie oltre 50 associazioni di sex workers in tutta Europa, inclusa la Macedonia. In Italia ce ne sono due, che sono il Comitato per i diritti delle prostitute a Pordenone, in realtà di fatto a Trieste, legato molto anche al progetto Stella Polare, che è un'unità di strada, un progetto di riduzione del danno, e il MIT a Bologna, e in parte, che ha sempre molto partecipato, diciamo, la comunità di Dongano a Genova e l'associazione Princesa, un'associazione di trans del ghetto di Genova. Quello che, seguendo quel discorso che vi facevo prima sulla questione del riconoscimento della soggettività, no? Dire, quello che il movimento delle sex worker ha messo al centro è stata la questione dei diritti, cioè non tanto o non solo la questione di, e questo è sempre messo a tema anche il movimento delle sex worker, cioè garantire percorsi di fuoriuscita reali a chi dall'industria vuole uscire. Questo l'ha sempre detto, l'hanno sempre detto anche i sex worker, no? Ma al contempo hanno detto diritti, soggettività, accesso sanitario, accesso ai diritti di stato alla migrazione per chi dentro l'industria ci vuole stare. E anche qua, attenzione a cosa vuol dire ci vuole stare, nel senso che proprio perché ci portiamo comunque dietro un immaginario molto forte, molto proprio appiccicoso sulla prostituzione come categoria di identità, cioè sostanzialmente col fatto che le donne sono un po' puttane, e uso la parola puttana a ragione, nel senso che quella parola lì, quella parola dispregiativa con un connotato morale preciso,
consideriamo lo stare dentro la prostituzione spesso come una condizione esistenziale, no? Che ontologica, mi verrebbe da dire, no? Che dura per le mente del tempo. Mentre invece, e questo credo che chi lavora in un per strada lo sa bene, è in realtà un processo estremamente transitorio, no? Cioè, chi sia outdoor, sia in strada, ma anche chi lavora in appartamento, chi sta nei locali, cioè, è un percorso, soprattutto penso per esempio adesso per le donne rumene che sono comunitarie, quindi hanno una possibilità di mobilità molto diversa da chiaramente chi viene da paesi in cui, da cui non si può legalmente migrare. È, come dire, un'attività che produce reddito, non è un'identità, non esaurisce la tua vita, non è necessariamente il tuo progetto di vita, è in un, diciamo, mondo globale ingiusto, perché questo è indubbiamente, dove ci sono paesi dove si produce più ricchezza e paesi dove se ne produce meno, uno strumento per avere accesso a quella ricchezza e a quelle possibilità esistenziali che dà il denaro, a cui accediamo tutti noi, chi in questa sala vede con altri lavori fa, viaggiare, progettare vite per i propri figli, pagarsi l'università, comprarsi una casa, cioè cose molto ordinarie, voglio dire. E quindi quello che il movimento Sex Worker ha richiesto nel corso degli anni è stato mettere davanti i diritti. E cosa vuol dire mettere davanti i diritti? Vuol dire utilizzare la chiave del lavoro, cioè rivendicare la legittimità di questa attività come un'attività che produce reddito e fare sì che questa attività sia, diciamo, una chiave d'accesso al sistema di welfare, chiamiamolo, cioè una chiave d'accesso alla cittadinanza, e non come è una visione sia vittimizzante in senso stretto abolizionista, sia, diciamo, stigmatizzante appunto in senso morale, sono invece due, diciamo, visioni che hanno finito per lasciare ai margini della cittadinanza le donne, le persone trans che stanno in questo mercato. C'è ancora molto da dire su questo. Però adesso io vorrei sentire Sara Tellaschi, nel senso che lei è una delle volontarie di Cabiria, e questa unità di strada che appunto si occupa di conoscere, accompagnare, per instaurare un rapporto con chi si prostituisce in strada soprattutto. E quindi magari brevemente all'inizio dici esattamente cosa fate e poi chi incontrate in strada e se quel ritratto delle persone che voi incontrate in strada, come dire, quanto ripercorre però anche tutto il suo ragionamento, cioè sono persone appunto che hanno scelto, come, in che senso hanno scelto, che diritti reclamano. Grazie, buonasera a tutti. Beh, tra l'altro Giulia, devo dire che hai anticipato la maggior parte delle cose che sono emerse dai nostri incontri, quindi complimenti. Io faccio parte di Cabiria e Cabiria è un'unità di strada. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi usciamo due sere a settimana su due strade di Milano, che sono Fulvio Testi e Via Novara, quindi abbiamo un osservatorio ristretto e relegato alle ore notturne, e questo è importante da far capire perché, come diceva Giulia, il fenomeno della prostituzione è molto complesso. Nelle stesse strade, a orari diversi, si trovano delle situazioni differenti, e quindi è un osservatorio minimo che cerchiamo di monitorare dal 95 e su cui abbiamo fatto stiamo piano piano traendo delle conclusioni. Fare unità di strada vuol dire per noi innanzitutto scendere in strada senza pregiudizi, non discriminare le persone che incontriamo, quindi noi ci fermiamo con chiunque si incontri, sia che sia donna, sia che sia trans, sia che sia uomini, ma nelle nostre strade non ci sono al momento, sia con travestiti. E l'obiettivo è quello di stabilire una relazione. Lo facciamo dando del tè caldo, del tè freddo, dipende dalle stagioni, dei biscottini e dei preservativi. Sono dei simboli per noi. Si tratta di piccoli ponti che noi gettiamo per costruire questa relazione. Le altre persone sono disponibilissime a volte, altre volte invece questa relazione non la vogliono costruire, e va benissimo così. Cioè, questa è una parte importante e a volte un po' frustrante dell'essere operatori di strada. La cosa che per noi è sempre fondamentale è iniziare a chiacchierare. La chiacchiera è sempre banale, ma fa emergere molte volte i bisogni.
costruire una relazione magari con persone che si incontrano una volta al mese o una volta ogni tanto non è facilissimo. La chiacchiera permette di far emergere i bisogni, far emergere quelle che sono le loro situazioni, quelle che sono le necessità e cercare di dare una mano per quello che si riesce. Tendenzialmente facciamo informazione e prevenzione, quindi rimandiamo i servizi sul territorio perché le persone che incontriamo, ed è per questo che sono nate le unità di strada del Naga, sono persone che vivono ai margini. Per loro pensare di andare al pronto soccorso è una cosa che si fa solo in casi di emergenza totale. E il fatto che il diritto alla salute o il diritto ad avere assistenza legale sia vissuto solo come risposta a un'emergenza non va bene, è un diritto. E dare informazioni e rimandare al territorio per questi servizi è fondamentale, perché vuol dire che noi riconosciamo in qualche modo che queste persone siano libere di fare le scelte che vogliono per sé e che non esista qualcun altro che le possa fare al posto loro. Questo per noi è molto importante. Dall'altro lato diamo delle informazioni che poi loro possono gestire nel modo che ritengono più opportuno. Questo tipo di relazione a volte arriva anche a stare a un rapporto di fiducia, e questo vuol dire che magari si rivolgono a noi per degli accompagnamenti, perché magari al pronto soccorso da sola non ci vado perché non mi sento accolta o perché magari ho dei problemi con il permesso di soggiorno ma non ho la più pallida idea di cosa devo fare, e magari andare da sola a chiedere informazioni non è proprio una cosa fattibile per tutti. Quindi creare questi rapporti ci permette poi di dare una mano anche a promuovere quelli che sono i loro diritti e che loro per primi decidono di difendere e di portare avanti. Questo per noi è veramente il punto centrale, come del loro lavoro. No ragazzi, stasera non fermatevi a parlare perché devo lavorare, cioè questa è una delle frasi che ci sentiamo dire più spesso. E la cosa interessante è che ti raccontano poi della quotidianità e quindi tutta la distanza che tutti noi abbiamo nei confronti delle persone che si prostituiscono, perché è una situazione che viviamo da esterni. In realtà in quelle chiacchierate si annulla completamente. Sono persone che ti raccontano della loro famiglia, di come questo lavoro permetta di pagare magari l'università ai figli. Non so, c'è una ragazza che era felicissima, che ci raccontava che finalmente sua figlia riesce ad andare all'università e va a vivere da sola, e lei è preoccupatissima, esattamente come lo sarebbe mia madre o lo è stata mia madre quando ho fatto delle esperienze di indipendenza così. E queste cose sono molto importanti e dare voce a queste situazioni è fondamentale. Poi è vero che in strada esistono delle dinamiche molto sommerse, molto nascoste, legate alla tratta e legate allo sfruttamento. E in questo caso noi come operatori e operatrici abbiamo il compito e la responsabilità di essere formati, perché l'obiettivo principale è quello comunque di garantire la sicurezza di queste persone e quindi anche cercare di capire quelle che sono le loro necessità, quella che è la loro situazione, senza metterle in pericolo. Molto spesso capita che siano controllate, che ti rispondano soltanto quando sono al telefono con qualcun altro. Questi sono dei segnali che noi siamo preparati ad affrontare, ma allo stesso tempo sono dei segnali che noi teniamo lì, e nel momento in cui la relazione matura e c'è un affidamento, allora a quel punto noi siamo lì pronti a cogliere questo bisogno, questa necessità, insomma. Questo è un po' quello che facciamo. Grazie Sara, però aggiungerei un'altra domanda per Sara. Appunto voi in strada conoscete chi si prostituisce e loro vi raccontano appunto che dicono che vanno questa sera o da fare, vi raccontano la loro vita, proprio perché, come tu beh, hai detto prima di questa serata, appunto non dicono di essere prostitute, ma di fare prostitute, no? Nel senso, cioè, non appiccicatemi, cioè come io non sono solo un giornalista, così chiunque di noi non è solo il lavoro che fa. Però quanto coglie in loro una libertà di scelta in quello che stanno facendo e quanto invece le condizioni di vario genere li hanno indotte a fare qualcosa che altrimenti non avrebbero fatto, perché ci può essere effettivamente la tratta, cioè ingannata o costretta con ricatto, con le porte, eccetera,
dalla Nigeria o da altri paesi del mondo e portata qua, oppure ci può essere una forma di costrizione che deriva dal fatto che altrimenti non saprei come mangiare. Ecco. In questo ventaglio, no, di condizioni che sono le più diversificate, quanto però voi riuscite a cogliere invece nei loro discorsi, nei loro racconti, qualcosa che è un po', che va un po' oltre questo, quindi non è solo costruzione ma è anche una scelta rispetto a quello che uno può fare. Allora, la prima cosa che voglio raccontare è quello che ci disse una ragazza, e qui appunto diceva anche Dario, io ero volontaria di Cabiria da poco, e questa ragazza una sera ci ha detto: ma guardate che io non sono una prostituta, io faccio la prostituta. Cioè, lei in questa frase ha raccolto quello che secondo noi è il senso vero e che ci guida poi nel prendere certe decisioni come operatori di strada e come operatrici di strada. Non ci si riconosce sempre nel proprio lavoro. Questo vale per le sex worker, per i sex worker, ma vale anche per moltissimi di noi probabilmente. E questa parte qui è veramente focale. Perché? Perché arrivare a prostituirsi o fare un altro tipo di lavoro spesso è il frutto di scelte contestuali, cioè in base al contesto, in base alle origini, in base alle possibilità che ho a disposizione, in base alle scelte che poi si fanno in determinati momenti e che dipendono dal contesto in cui queste scelte vengono fatte. E rispettare il risultato di queste scelte contestuali è fondamentale per riconoscere la soggettività di una persona, sia che si prostituisca sia che faccia un altro tipo di lavoro. E questa cosa qui sicuramente per molti di loro è così. Molto spesso la prostituzione fa parte proprio di un progetto migratorio, per cui io vengo qui riesco magari a guadagnare un po' di più, riesco a mantenere la mia famiglia, riesco a mantenere i miei figli all'estero. E magari questo tipo di scelta non lo faccio per tutta la vita, lo farò per un periodo temporaneo che posso scegliere o meno. Moltissime ci raccontano di progetti del dopo, che il dopo non si capisce mai quando arriverà, però lo fanno, e questa cosa è molto importante perché vuol dire che sono perfettamente consapevoli della loro situazione e che allo stesso tempo hanno una prospettiva, una progettualità, e la progettualità credo che al giorno d'oggi sia un qualcosa che è sempre difficile da trovare e da avere. Allo stesso tempo è vero anche che per molte delle persone che incontriamo, che sono persone transessuali o persone immigrate irregolari, la possibilità di scelte e quindi il contesto in cui operano e si trovano a vivere è molto più limitato. Questo è indubbio. È fondamentale però far emergere quello che loro ti raccontano, perché è solo a partire dal confronto diretto con queste realtà che poi si possono cambiare le cose. Quando si parla di zoning, non so se voi sapete che la legge che c'è in Italia sulla prostituzione è una legge del 1958, quindi a occhio e croce già si può capire che la situazione sia diversa ora rispetto a prima. La legge Merlin nasce, chiude le case chiuse, le persone che si prostituivano erano tendenzialmente donne italiane. Le persone che si prostituiscono adesso sono di tutti i tipi e di tutti i generi, e ovviamente la prostituzione ha una complessità molto più forte di quanto fosse nel 58. Questo tipo di legge che permette che la prostituzione sia un'attività lecita, ma che tutta una serie di attività collegate non lo siano, è molto problematica, cioè crea una serie di illegalismi, una serie di zone grigie molto forti. Molte ragazze, se devono pagare l'affitto, chi da casa loro in affitto può essere accusato di sfruttamento. Questo genera un cortocircuito e genera tutta una serie di problemi anche a livello legislativo. Quindi la necessità che noi abbiamo riscontrato in questo momento è che i bisogni, quello che le ragazze vivono, le persone che incontriamo, possa finalmente emergere, perché un dibattito in cui si parla di prostituzione senza però tenere conto della loro voce diventa veramente difficile per tutti questi motivi. E l'obiettivo che come Cabiria abbiamo, e questa serata ne è risultato anche un po' questo, cioè raccogliere un po' i bisogni, raccogliere quelle che sono le situazioni e cercare poi di aprire un dibattito pubblico che vada un po' oltre e che tenga presenti anche le loro voci. Ok,
Posso dire due cose su questo? Non sei una domanda? Beh sì, sei la vera attrice principale. No, perché... Sì, allora adesso ti do subito la parola, poi dopo io lascerei la parola a voi, nel senso che io ho la sensazione che non abbiamo detto tutto, no? Che, come dire, quindi adesso cosa facciamo, no? Però prima di passare a questa seconda fase, secondo me sarebbe interessante anche sentire voi cosa ne pensate, perché io sono sicuro che fra di voi molti dicono no, comunque è uno sfruttamento, no, non c'è nessuno tra pensieri, no? No, non alzate le mani, non voglio questo, nel senso che questo passaggio del riconoscimento dei diritti è, come dire, chi dice che non bisogna riconoscere i diritti delle persone, no? Ma in quanto il diritto di scegliere di essere prostituta, di fare la prostituta, forse non è così scontato, no? E questa cosa qua, e su questo poi chiederò io, però prima do la parola a Giulia, poi chi vuole può fare domande, considerazioni, così facciamo qui un po' più di dibattito. No, io volevo un po' agganciarmi al ragionamento sulla questione della scelta, perché secondo me quello è proprio un nodo su cui c'è molta opacità, molta confusione, no? Perché è come se noi chiedessimo al sex work, a chi lavora, diciamo, nel mercato del sesso, una, come dire, qualcosa che a noi stessi non chiediamo. Cioè, noi non chiediamo a chi di noi fa lavori che non hanno a che fare con il mercato del sesso, ma tu, quel lavoro precario, sottopagato che stai facendo, che non corrisponde all'università che hai studiato, no? Ma proprio quando eri piccolo, tu la sera andavi a dormire e dicevi, ah, la proprio quando divento grande voglio fare la ricercatrice precaria che le scade il contratto ogni 6 mesi, che no, cioè, no, evidentemente, no? Cioè, quello che voglio dire è che c'è, chiediamo al sex work, c'è un'eccezionalità che non chiediamo, appunto, è sempre questa distinzione noi e loro, no? Cioè, nel terreno del sex work noi è come se chiedessimo a questa scelta di avere un valore morale, etico, assoluto, che in realtà non chiediamo a nessun altro, non chiediamo a noi stessi e non chiediamo a nessun'altra professione, no? Non la chiediamo agli operai che lavorano in fabbrica 10 ore, non la chiediamo alle badanti che lavorano 7 su 7, 24 su 24 per gli stipendi da fame, cioè non lo chiediamo a quelle categorie, no? Non lo chiediamo perché sono categorie che noi siamo in grado di mettere in una casella morale adeguata. Perché sono lavori, no? Non lo chiediamo ai raccoglitori di pomodori di Rosarno o di Gravaggi di Rosarno o della Puglia, e molto spesso continuiamo a comprare pomodori ad Esselunga che vengono da contesti di sfruttamento talvolta ben più radicali di quelli di certa prostituzione, no? Perché sappiamo bene che tra raccoglitori c'è, sono delle forme di schiavitù terribile, no? Non lo chiediamo perché, a mio avviso, per due dimensioni, perché la prostituzione ha a che fare con i modelli di genere e quindi in gran parte con la rappresentazione femminile e col governo della sessualità femminile, con questa idea morale che per quanto diciamo decostruita, diversa dall'Ottocento, però è ancora diciamo ben vivace, e perché c'è di mezzo la sessualità, perché sulla sessualità e su un'idea, anche qui un po' come diciamo, come dicevo prima, rispetto a che cosa è soggettivamente sostenibile per ciascuna, no? Per ciascuno, no? C'è un'idea della sessualità e di che cosa si può fare con il proprio corpo, come io posso gestire, che livello di gestione ho della mia relazione con l'altro, della mia, cioè, che tendiamo ad assolutizzare, no? In una idea, diciamo, elaborata da noi e tendiamo a, diciamo, trasferirla sugli altri, no? Allora io invece credo che delle volte la parzialità anche dei nostri posizionamenti, no? La parzialità di dire che per esempio ci sono delle lavorazioni che sono tutte bianche, occidentali, borghesi, no? Cioè, bisogna ricordarci da dove produciamo i nostri pensieri, no? E che tipo di lavorazione quindi facciamo, senza proiettare sugli altri come se fosse sulle altre, come se fosse un vestito che, no, che va bene per tutte. Le scelte sono scelte contestuali, no? E i contesti sono complessi e le società impongono dei vincoli, no? Cioè in un'Europa di Schengen dove non è possibile migrare legalmente in alcun modo, ma se non con i trafficanti, con chi devi arrivare in Italia? Cioè non c'è, non so come dire, non è che per forza tu stai dentro una rete di illegalità, perché la rete legale non c'è. Non c'è perché non abbiamo fatto, noi diciamo europei, non dico noi in questa sala, però i governi europei hanno fatto delle scelte precise, qui dentro chi fa
poi fuori. E chi vuole entrare dentro lo deve fare a suo rischio e pericolo. Quindi lo deve fare affidando sui trafficanti, lo deve fare pagando, pagare vuol dire contrarre un debito, e in una società, diciamo, ingiusta dal profilo e iniqua dal profilo dei rapporti tra i sessi, le donne quello che hanno da mettere, no? In questo rapporto tra i generi è il corpo, no? Io sono chiaramente convinta che questa sia una cosa sbagliata rispetto alla quale noi dobbiamo lottare, no? Ma dobbiamo ragionare su che cos'è che rende vulnerabili i soggetti, no? Per esempio, una cosa che ho molto imparato anch'io dall'incontro e dalla relazione che ho costruito con le ragazze straniere che ho conosciuto in strada quando facevo l'operatrice, no? Cioè, l'idea che la vulnerabilità risiede nella migrazione clandestina, cioè quello che ne rende i soggetti vulnerabili, non il fatto che si prostituiscono. Cioè, è quello il nodo di vulnerabilità, il fatto di non avere i documenti, non avere accesso ai servizi, di non poter, diciamo, di non potersi percepire cittadini perché cittadina non lo sei, no? Se il fatto di prostituirsi, che invece è, diciamo, è stata tutta una cosa, no, su cui ci si focalizza, no? Tant'è che tante politiche adottate vengono fatte anche da soggetti che tutto fuorché, diciamo, accoglienti rispetto ai migranti, no? Perché la questione è il fatto che ti prostituisci. Quindi io credo che mi viene in mente su questo un cartello di una manifestazione di un gruppo di sex worker indiane di un anno fa, che ha raccolto, se vi interessa c'è il suo Open Democracy, che è un sito americano che raccoglie, c'è un numero monografico sul sex work, la prostituzione, tanti articoli, tantissimi scritti da donne non occidentali che si prostituiscono, che dice: non ci dite che ci prostituiamo perché siamo povere, ci prostituiamo per mettere fine alla nostra povertà, nell'idea che la prostituzione dentro un mondo, diciamo, che ha dei vincoli di ingiustizia enormi è una strada, no? Allora, secondo me, in questo riconoscere quella scelta, no? Riconoscere, c'è una parola molto brutta in inglese, però c'è la traduzione italiana, che è agency, c'è agentività, c'è la capacità dei soggetti di stare nella vita, no? Operando delle decisioni, anche se queste decisioni mettono in crisi i nostri modelli, no? Accettando la possibilità che altre e altri facciano delle scelte che ci sfidano, no? Sfidano anche il nostro universo morale. Però, insomma, io credo che questo sia un passaggio molto importante. Ti blocco perché c'è già una domanda. Come funziona? Che venite quasi. Però dato che siamo in diretta su tutto, siamo in diretta su Facebook, siamo in diretta, non lo so dove siamo, se viene qua, se anche chi ci sta seguendo da lontano. Questo è il nostro. Là, niente. Va bene. Allora, io volevo fare una prima considerazione e anche domanda, che in un certo senso è un po' critica, perché leggendo la scheda dell'incontro io avevo capito male e avevo capito che ci fosse qui a parlare anche una sex worker. Ora, la domanda è semplicemente se avete pensato questa cosa e non è stata possibile, perché mi sarebbe sembrato molto opportuno. Ora, venendo invece al punto più generale, il discorso è sicuramente molto complicato. Devo dire che l'associazione fra sessualità e denaro si fa fatica ad accettare, quando tu elencavi una serie di soggetti che vengono considerate donne per male e dicevi le persone che fanno amore al di fuori del matrimonio, le prostitute eccetera, secondo me è difficile considerare comunque tutte in un unico gruppo, perché in un caso c'è l'associazione fra sessualità e denaro, nell'altro questa associazione non c'è. Ma invece riprendo proprio il tuo discorso sul lavoro precario, nel senso che è chiaro che nessuno
vorrebbe un lavoro precario. E quindi io do per scontato che è assurdo scandalizzarsi a livello morale, e do anche per scontato, come giustamente diceva Palladino, che l'aiuto lo si deve dare. Però, come dire, come visione di lunga durata, il lavoro precario noi lo vorremmo abolire, giusto? E allora, come visione di lunga durata, se questo paragone regge veramente, la Costituzione la vorremmo abolire. Cosa poi questo cambi in concreto, io non so dirti, e il vostro lavoro è veramente meritorio, però il fatto che non ci sia questa visione di lunga durata sarebbe come dire che qualcuno aiuta le persone che hanno un lavoro precario, gli dà le possibilità di rivolgersi all'avvocato, di fare il meglio, senza avere quest'idea di fondo che il lavoro precario andrebbe superato. Questo è il mio dubbio di fondo. Se vuoi inizio io. Vai. Allora, in realtà sarebbe piaciuto molto anche a noi che venisse qualcuna delle ragazze che incontriamo. È molto difficile per tanti motivi. Molte di loro, se fanno fatica ad andare a farsi curare o ad accedere ai servizi sanitari o legali, vuol dire che sono persone che non si sentono accolte e che questa non accoglienza la sperimentano tutti i giorni, veramente tutti i giorni. Da quando vai a fare la spesa a quando vai a teatro e magari ti senti in imbarazzo perché potrebbe esserci un tuo cliente abituale che poi non ti saluta. Sicuramente noi incontriamo per la maggior parte persone transessuali e che purtroppo, però questo ce lo raccontano ed è vero, subiscono spesso tutti i giorni questo tipo di discriminazione, quindi anche sentirsi liberi di intervenire in dibattito pubblico non è facile per me, immagino che non sia facile per nessuno. Allo stesso modo, dopo ti lascio la parola Antonio, spesso sono persone che non hanno i documenti e quindi esporsi in maniera pubblica è assolutamente impensabile. Sono le stesse ragazze che magari se subiscono un'aggressione o vengono derubate non vanno a denunciare, perché non ho i documenti, cosa vado a denunciare? Quindi è molto molto complicato. Di sicuro creare un primo dibattito e creare diciamo un ambiente più accogliente può portare poi a un loro coinvolgimento. E il tipo di relazioni che instauriamo sta andando verso quella direzione, però forse i tempi non sono pienamente maturi. Poi di certo c'è un margine di miglioramento e noi ci impegniamo per questo. Antonia, volevi aggiungere solo una cosa? Intanto vi presento Antonia Monopoli, lei, vabbè, ma forse me le stessi presenti. Grazie. Ecco, io sono una sex worker, sono oggi una field educator in quanto trans, in quanto ex prostituta. Ho lavorato per 10 anni in strada a Milfio Gioia e nel 95 sono venuta a Milano scegliendo di prostituirmi perché pensavo fosse l'unica possibilità di sopravvivenza all'epoca. Poi nel 2002 ho avuto la possibilità di uscire dalla prostituzione. Ho fatto un percorso di reinserimento lavorativo attraverso CELAD, attraverso la CITRANS, all'epoca c'era come presidente la Deborah Biot, e oggi nel 2005 ho fatto un corso con il Free Educator. Perché abolire la prostituzione e non regolamentarla? Io sinceramente sono anni che lavoro all'interno di un'organizzazione laica che è la Milano Onlus, che si occupa di prostituzione, e appunto all'interno della nostra unità di strada svolgo il lavoro di peer educator, oltre a essere la responsabile. Che vuol dire concretamente? Peer educator, educatrice pari. Scusa? Educatrice pari. E quindi cosa fai? Pari in quanto trans, in quanto ex prostituta, usciamo con le unità di strada, come fa la mia collega. Sì, diciamo. Come fa la mia collega, diciamo che i progetti sulla prostituzione che noi abbiamo lavorato fino a dicembre 2005
avevano un'azione di prevenzione, quindi prevenzione sulle malattie trasmissibili sessuali. Anche noi uscivamo la notte, il giovedì sera, portavamo il tè, i profilattici, le caramelle, e anche lì si sposta nell'unità, si va vicino, ci si presenta in maniera molto neutra, molto easy, senza nessun pregiudizio, giudizio, senza stare lì a minacciare di tanto, comunque sono là appunto a lavorare. Capita che prima raccontavo all'altra collega che appunto può capitare appunto che una persona che si prostituisce, quando ti avvicini dici no vada, lasciami stare perché sto lavorando, e ovviamente là devi essere molto neutra, anzi si lavora sulla relazione, magari in un altro momento passi e proponi, si propone il profilattico, si propone la caramella, si propone il tè, cercando di far sì che appunto, come dire, si costruisce, si va al di là, si va oltre alla diffidenza, perché oggi appunto stanno là per prostituirsi. Diciamo che per le transessuali, che poi oggi come oggi, ci sono anche i trans che si prostituiscono, quindi i ragazzi trans, le donne transessuali che lavorano in strada, e ci sono quelle che lavorano in appartamento. Indicativamente negli anni 70, 80, 90 ci fu il boom delle trans prostituzione, infatti diciamo che grazie alle trans prostitute abbiamo ottenuto anche la legge 164-82 di riconoscimento come donne e come uomini, ci fu il MIT fuori, dai cali che proposero questa legge dopo che ci fu lo scandalo pubblico. Oggi come oggi la prostituzione è più straniera che italiana, ma le straniere, transessuali straniere arrivano in Italia attraverso il racket organizzato, pagano 10, 20, 30, 50 mila euro e se non li pagano ammazzano i propri familiari e il loro paese. Una volta pagato il debito sono libere di fare quello che vogliono. Ovvio che loro partono dal loro paese, sanno benissimo che devono avere un debito, perché ovviamente partono senza soldi, e quindi ovviamente chi gestisce dal proprio paese il viaggio, tutto il pacchetto, ovviamente gli offre anche la possibilità di un prestito, per il prestito di ritornare anche indietro. Le trans straniere che vengono qui in Italia lavorano per mandare i soldi a casa, per far sì che appunto i loro fratelli abbiano una scuola, una formazione scolastica, quello che è mancato a loro lo danno ai loro fratelli e sorelle, ai loro familiari, che appunto vivono in un paese povero, Perù, Brasile, una volta c'erano le favelas. Grazie. Dici qualcosa anche su queste sovvenzioni? Ma allora, su la visione dell'abolizione. Allora, due elementi. Il primo è che io non credo, in un legame necessariamente sbagliato tra sessualità e denaro. Cioè, non credo che, o perlomeno trovo sospetto, che sia solo la sessualità e solo la sessualità delle donne l'unica cosa non mercificabile, cioè l'unica cosa che ci pone e ci interpella in quanto non mercificabile. Tant'è che, e questa è una cosa che mi ha sempre stupito, quando si parla di appunto la mercificazione come questione che disumanizza, no? È una cosa che si dice, un sesso mercificato è un sesso disumanizzato. È un sesso disumanizzato solo per chi vende, ma per chi compra, no? Cioè, vendere sesso disumanizza, non comprare sesso disumanizza, no? E questo è un po' sospetto, no? Cioè, ci dice qualcosa della relazione differente in cui sono uomini e donne, diciamo, la pulsa simbolica, proprio maschile e femminile, no? E credo in realtà che forse ci può essere utile pensare quanto mercificazione della sessualità e, diciamo, della dimensione emotivo-affettiva c'è in moltissimi altri lavori, no? Oppure
Oppure, come hanno detto per esempio molti studi antropologici, alcuni studi antropologici che hanno cercato di spiegare e di guardare alla prostituzione non attraverso la categoria della differenza, cioè quanto è lontana da noi, ma attraverso la categoria dell'analogia, cioè in che cosa della prostituzione, di quel tipo di relazioni c'è in relazioni non prostitutive, no? Uno degli esempi che è stato utilizzato molto è l'esempio del matrimonio. Il matrimonio nasce come scambio sesso-economico, in cui i mariti mettevano il denaro e le donne mettevano la sessualità, intesa anche come sessualità riproduttiva, cioè mettere al mondo figli, no? E questo è stato, ora, le rivoluzioni intime, la trasformazione dell'intimità dagli anni 70 in avanti hanno cambiato di molto le cose, non sarei così, diciamo, così sicura per tutto, no? Ma il nostro codice di famiglia fino al 1975, quindi l'altro ieri, diceva che le donne e mogli erano dei mariti, nel senso proprio dei mariti, cioè erano proprietà dei mariti, no? Allora, quella istituzione, che è l'istituzione in cui noi riconosciamo, diciamo, salubrità, sanità, luogo degli affetti e l'intimità, è un'istituzione che è nata ed ha vissuta per secoli su un preciso scambio sesso-economico, che a differenza della prostituzione ha la reiterazione del tempo e la finalità riproduttiva, cioè riprodurre la vita. Allora, questo lo dico per dire che forse dentro, diciamo, a una lettura appunto che forse va sfaccettata, complessificata la questione della sessualità, no? Cioè, per esempio, io personalmente, per le mie, diciamo, gusti e inclinazioni rispetto alle pratiche sessuali, non amo farmi legare o frustare. Ci sono persone che fanno sesso BDSM, cioè bondage sadomaso, che trovano in questa dimensione un piacere. È un esempio diverso, non c'entra il mercimonio, no? Ma che cosa mi fa dire che cosa mi può far dire che quella sessualità è una sessualità sbagliata? E secondo me non c'è nessun elemento perché io posso dire che quella sessualità è sbagliata, nei limiti del consenso, cioè nei limiti del fatto che i soggetti che vi partecipano trovino un accordo e abbiano un accordo entro quello che succede, no? Ho fatto esempio di BDSM perché è un esempio estremo, chiaramente, no? Però fuori dalla dimensione della sessualità a pagamento. Seconda questione, secondo me importante, è che la visione di lungo sistema sull'abolizione in realtà c'è. C'è stata e è tuttora, diciamo, molto forte rispetto a una parte di visione del mondo, ma ha prodotto, a mio avviso, dei danni incredibili. Perché la visione sull'abolizione è quella che in Svezia nel 1999 ha prodotto il cosiddetto modello svedese, che è un modello di politiche europee che è stato adottato dalla Svezia nel 99, seguita a ruota da due paesi nordici, Norvegia e Finlandia, e nel 2015 dalla Francia, e, diciamo, purtroppo accolta, diciamo, come indicazione ai paesi membri dell'Unione Europea sei mesi dopo l'introduzione in Francia, che è un modello che dice non criminalizziamo le donne, è promossa come la legge femminista, no? Una cosa che a me, diciamo, produce un certo malessere, che dice la vendita di sesso per denaro è sbagliata, quindi lo Stato punisce il cliente e non le prostitute, perché appunto essendo una legge di matrice femminista non criminalizza le donne che lavorano, perché se lo fanno sono necessariamente costrette, punisce il cliente con sanzioni pecuniarie e o reclusione a seconda della fragranza dei reati in cui viene colto, e lo rieduca alla sessualità. Ora, a me l'idea che lo Stato mi debba rieducare alla sessualità, scusate, io è una cosa veramente, diciamo, molto problematica, cioè qualcosa veramente di molto problematico al suo interno. E le ragazze, cioè le donne e le persone trans che vengono beccate a loro volta in una fragranza di scambio di sesso per denaro, vengono, indipendentemente dalla loro volontà, cioè indipendentemente dall'affermazione che loro facciano, voglio continuare a farlo o meno, questi soldi mi servono o meno, inserite in un percorso di rieducazioni e riflesso nel mercato del lavoro, che di solito peraltro molto spesso fallisce,
perché e quindi il risultato è una continua, quello che si è prodotto in Svezia e soprattutto in Francia nell'ultimo anno, perché la Svezia sono, diciamocelo, cioè, paesi vedesi sono 8 milioni di persone, cioè Milano, per cui non sono un caso che possiamo comparare, però quello che è successo per esempio in Francia da quando è entrata in vigore questa legge è una progressiva marginalizzazione ancora di più del lavoro delle ragazze che lavorano, che vuol dire sempre più lontano, in luoghi sempre meno visibili, in luoghi dove le unità di strada non arrivano, sempre più indoor, cioè sempre più in casa o nei locali per evitare di essere prese dalla polizia, e quindi in realtà una legge che avrebbe come scopo quello di abolire, in realtà produce nei fatti una vulnerabilità ancora più alta per chi lavora. Quindi io non so, diciamo, non ho neanche io le idee così chiare su quali sono, o perlomeno ho delle idee, diciamo, che confliggono tra di loro dentro di me, su qual è la strada per fare quel riconoscimento di soggettività e di diritti di cui parlavo prima, che secondo me è un dato imprescindibile, no? La regolamentazione, per capirci, alla tedesca, che è una regolamentazione della prostituzione come lavoro dipendente, che ha, diciamo, avuto dei lati positivi, per esempio l'accesso al welfare, il riconoscimento del permesso di soggiorno in alcuni land, cioè ha avuto dei... Però nella dimensione di lavoro dipendente a me pone dei problemi, no? Perché comunque, diciamo, utilizzando sempre la metafora del lavoro, diciamo, chi detiene i mezzi di produzione e il padrone, no, in termini proprio di categorie marziane, sono parti in conflitto, no, dove il rischio dello sfruttamento è dietro l'angolo. Ma per esempio in Nuova Zelanda, dove in un processo di alleanza molto stretta tra associazioni di sex worker, associazioni alleate, diciamo soggetti, immaginiamoci come il NAGA in Nuova Zelanda, e associazioni di donne e femministe hanno lavorato insieme per costruire una legge che partisse dal riconoscimento dei diritti, dove il lavoro fosse lavoro cooperativo, dove ci fossero soldi e politiche attive per chi voleva uscire in senso reale e, diciamo, strumenti di accesso alla cittadinanza per chi voleva stare in quel mercato. Io trovo che sia una soluzione effettivamente più efficace che diciamo pensare in un orizzonte di senso in cui comunque la prostituzione resta un male assoluto. Ecco, io questa cosa la credo abbastanza, devo dire la verità. Pedro, scusa, Sara, ci sono due domande. Prima di quel signore si viene qua, tanto anche secondo se si avvicina, così tagliamo sui tempi. Ma velocissimamente, perché io le vedo molto confuse, perché non è l'unico, l'unico. Poi dare una soluzione alle cose, per analogia mi viene in mente questo famoso reddito di cittadinanza per i disoccupati, no? Perché non capisco perché deve esistere un uomo che non abbia un reddito per vivere a fine mese, perché se non ce l'ha qualche cosa di diverso dovrà fare, o viene super sfruttato, andrà a rubare e così via. Quindi non capisco perché non debbano avere i diritti tutte le persone di una società. Quindi detto questo, che sembra per me l'utopia, ma è il mio modo di vedere, quindi me lo tengo, è mio personale, lo butto lì nella vita, lo incontro da qualche parte, gli altri se ne fregano, chi se ne frega. Quello che invece mi sembra più interessante, sarebbe carino per me, è capire perché, ad esempio, l'analisi che faccio riguardo questo aspetto della sessualità, c'erano anche le prostitute sacre nell'epoca greca, no? Dove gli uomini andavano prima di... dove la donna andava nel tempio, andava con tutti gli uomini, vabbè, con chi sceglieva, prima di sposarsi. E perché la sessualità, quindi, non è soltanto un problema legato alle prostitute, no? O ai sex worker, ma anche agli uomini. Perché questa sessualità deve essere ancora vissuta così dopo migliaia d'anni. Galimberti, che invece ha un'idea diversa delle cose, no? Anche sulla questione dei mezzi di produzione, dice che ormai non siamo più noi che contiamo, perché i mezzi di produzione sono diventati loro il padrone di tutto, no? Io invece penso che comunque i capitalisti ci sono ancora, hanno il fastidio insieme ai banchieri, insomma, quella roba. E questa roba qui invece... lui dice che la sessualità e l'aggressività, che sono gli istinti più forti che ancora ci abbiamo, non ce li abbiamo più come eravamo, ma in una modalità completamente diversa, guardano la specie.
Ecco, in questo filone sarebbe carino capire dove mi colloco, nel senso che io vedo la sessualità, cioè come dire, penso agli anni 50, 40, 50 eccetera, insomma il marito poi tradiva alla fine, era questa la logica, la donna stava in casa, in alcuni casi la donna che tradiva, insomma c'era questo tipo di sessualità, poi c'erano le prostitute, le case chiuse, dove addirittura c'era l'esperimento che il padre faceva fare al figlio, no? Se lo portava dietro. Sarebbe più carino capire come questa roba che ha a che fare con la specie, io la dico anche in gergo un po' più così, le funzioni della materia, no? Perché ci distinguiamo tanto dal corpo, ma non siamo questa roba, non siamo un'altra cosa, e quindi in che modo ci possiamo costruire. Mi viene in mente la famiglia, chi si ricorda quel bellissimo libro di William Wright, si aveva scritto sia la rivoluzione sessuale sia la psicologia di massa del fascismo, dove in realtà il nazismo ha fatto molta forza sulla famiglia. La famiglia oggi è un po' incasinata, a me verrebbe da dire anche meglio, mi verrebbe da dire, però in effetti è un bel macello, insomma, no? Ecco, sarebbe carino capire questo. Le soluzioni, quando sento i filosofi parlare in genere, dicono, beh, non lo so neanche io, ecco, non lo so neanche io. Facciamo domande consigliere. Sì, due domande velocissime per la dottoressa Seri. La prima è, se secondo lei... Secondo te, anzi, secondo tu, la legge Grandin ha rappresentato un passo in avanti, un passo indietro, è stata completamente stata influente rispetto al processo di emancipazione delle donne italiane? La seconda domanda è, il femminismo, da quello che mi sembra di capire, il movimento femminista, il pensiero femminista è diviso sulla questione della prostituzione per quanto riguarda il modello legislativo ideale. Alcune associazioni femministe hanno spinto per il modello svedese, neoabolizionista, come si voglia chiamarlo, altre invece, ad esempio in Italia, alcuni spingono affinché venga approvato un modello regolamentarista. La sua posizione l'ho capita, volevo cercare di capire qual è il nodo teorico su cui si dibatte all'interno del pensiero femminista. Su questo punto. Ciao, però posso concludere? No. Allora, quanti accenti brillanti do? A parte che riprendo sulla questione del reddito di cittadinanza, che anch'io forse condividiamo gli stessi principi di visione idealistica, e credo anch'io che in generale per risolvere molte questioni legate all'accesso alla cittadinanza sarebbe appunto una strategia non da poco. In generale, per dire che quando pensiamo a occuparci di prostituzione, di sex work, nel senso di sviluppare politiche, no? Cioè sviluppare visioni di comunità, allora dobbiamo cercare di guardare quel fenomeno dentro un'ecologia di sistema, non è che la prostituzione esiste da sola, cioè esiste dentro dei precisi rapporti di produzione, all'interno dei precisi rapporti di politiche, cioè, e quindi fuori dallo scherzo, io credo che per esempio lo svincolo esistenza, reddito di esistenza, forse ancora prima di cittadinanza, no? Permetterebbe la possibilità di ampliare quello spettro di scelte che diciamo prima, o alleggerire quei vincoli specifici che ci sono su soggetti che hanno meno possibilità legate al reddito, alla sua cittadina o meno. E sulla questione di come cambiare la sessualità, anche qui forse su alcune cose mi intendo, però io credo che la prostituzione in particolare, ma in generale la sessualità anche, cioè ha a che fare moltissimo, io non credo tanto con l'istinto, ma ci sono, c'è una metafora che mi piace molto, i due sociologi americani degli anni 70, no? Che parlano di copioni sessuali, no? Cioè il fatto che la sessualità, anche i modelli di desiderio, i modelli di rappresentazione
li apprendiamo, no, nel corso della vita, li apprendiamo da quelli che loro chiamano copioni culturali, quindi modelli di scenario, modelli culturali, e poi quelli che chiamano copioni intrapsichici, no, cioè all'interno della relazione. Non con l'idea che noi siamo esecutori, no, cioè attori che leggono una parte di un copione che viene da fuori, però che questi, che ci sono dei modelli, no, delle narrazioni dominanti, e che sono narrazioni che, come dire, hanno scritto al loro interno storie molto diverse per il maschile e per il femminile, no? Cioè io credo che la prostituzione, il fenomeno della prostituzione in termini simbolici, cioè, sconti moltissimo una costruzione della sessualità maschile estremamente stereotipata, no? Estremamente, come dire, i maschi che hanno bisogno della sessualità, no? Di questo istinto primordiale maschile, che non si capisce perché, pur appartenendo alla stessa specie, hanno gli uomini e non hanno le donne, no? Cioè questo piacere fosse, come dire, un qualcosa che guida il maschile, e invece alle donne che fa schifo, no? Invece hanno altre. Cioè, quindi io credo che ci sia molto, e quello che anche insomma, guardando, diciamo, non guardando dalla prospettiva del sex work, che cosa non è sex work, no? Cioè un po' un elogio del margine, dicendo che cosa poi, guardando dentro sex work, possiamo imparare delle nostre vite, delle nostre relazioni, no? Anche delle nostre relazioni sentimentali, sessuali, forse anche familiari, no? Guardandole dalla prospettiva del sex work. Perché in un certo senso la prostituzione sovraespone, no? È come se puntasse un occhio di bue su delle dinamiche, sia di modelli sociali che di dinamiche produttive, che non sono proprie solo del sex work, no? Che invece abbiamo anche, io credo, come meccanismo proprio di salvaguardia morale, messo da un'altra parte, cioè abbiamo messo nella categoria sex work, là c'è quello, no? E tutto il resto, noi siamo tutti da un'altra parte, no? Invece forse se guardassimo il sex work come, no, veramente un punto di osservazione privilegiata anche su di noi, no? Su chi non si prostituisce, secondo me avremmo molto da imparare anche di modelli di sesso, cioè per farci delle buone domande per capire i nostri comportamenti. Non so se ho risposto, perché è una domanda complicata. Se aggiungere un paio di cose. Io aggiungo cose che ho visto in uscita e cose che con tutto il gruppo abbiamo notato, che a proposito di questi copioni sessuali, molte ragazze ci dicono che da loro vanno moltissime coppie, ad esempio, che però non lo dicono in giro perché è ancora una cosa non socialmente accettabile, e per alcune di loro le prestazioni, anzi i servizi sessuali, come li chiamano loro, e come ci piace chiamarli anche a noi, si tratta a volte solo di momenti di assistenza psicologica al cliente. Cioè non c'è neanche la parte fisica, corporea, è semplicemente, spesso sono uomini che lo richiedono, che hanno bisogno di parlare, di raccontare, eccetera, perché magari nella loro quotidianità, con le loro compagne, oppure in ambiente lavorativo, con i loro amici o con le loro amiche, non si sentono liberi di esprimere magari delle fragilità o delle condizioni emotive che possono essere magari discriminanti per loro. E quindi questa cosa ci ha fatto molto riflettere su questo, e credo che una cosa fondamentale di chi fa l'operatore o l'operatrice di strada, soprattutto sulla prostituzione, sia anche un po', nel momento in cui tu fai queste uscite, ragionare tantissimo su di te, sul tuo rapporto col tuo corpo, con la tua sessualità. Cioè questo tipo di, questo è un po' la parte più impegnativa del fare l'uscita, è quello che ti porti a casa, perché a un certo punto inizi a ragionare anche tu in maniera un po' più profonda, perché hai a che fare con persone che questo tipo di discorso, di ragionamento su di sé ovviamente lo stanno facendo tutti i giorni, e quindi in qualche modo avviare questa relazione ti obbliga a farti anche tu questi ragionamenti, ed è il motivo per cui questo tipo di attività a volte può essere un po' pesante, anche se molto costruttivo. Mi viene da dire che, cioè, da quello che dicevi, è che, voglio dire, anche il sex work è un lavoro di cura, no? Quindi tradizionalmente svolge alle donne. Io ho anche esperienza, diciamo, moltissime donne con cui, quando c'è un'operatrice, sia la donna che ho intervistato per la ricerca, che poi la gran parte del lavoro sessuale che raccontano è in realtà un lavoro di, chiamiamolo counseling, chiamiamolo cura, cioè nel senso proprio prendersi cura di quegli adulti che, diciamo, cercano uno spazio di. Sulla legge Merlin, io credo che, cioè,
io credo che la legge Merlin sia stata una legge straordinaria e che Lina Merlin abbia fatto una cosa straordinaria per questo paese. L'ha fatto da sola. Voi immaginatevi questa senatrice del Polesine dopo i padri costituenti che ci mette, diciamo, 12 anni a far arrivare all'approvazione di quella legge, nel completo dileggio di tutti i suoi colleghi parlamentari in tutto lo spettro, dal PC fino alla DC, passando per il Movimento Sociale. Non c'era nessuno, incluse le pochissime donne che c'erano, che la sostenevano, insomma qualcuna. C'è un numero, si trovano anche online le lettere di Montanelli contro la Merlin, queste lettere da intellettuale, no, che diceva lei, come dire, lei senatrice, cara senatrice, non sa che cosa sta facendo, no, sta mandando l'Italia in frantumi, scoppieranno i matrimoni, no, toglierà gli uomini il loro diritto, no, a una chiacchiera un sigaro, scriveva Montanelli, no? Perché poi c'era questa cosa che i bordelli erano soprattutto quelli di alto bordo, erano luoghi in cui l'alta borghesia andava, oltre che a fare sesso, perché anche a fare quello, ma diciamo avere barbon e fumare sigari. Quindi è stata una grande legge che partiva da, come dire, raccoglieva veramente i principi della Costituzione, cioè la Merlin era una guidata era una donna della Costituente, no? Partiva da un principio di equità e uguaglianza. Ricordatevi che i bordelli non è che erano appunto regolamentazione, cioè erano sfruttamento di Stato, le donne avevano i contratti sanitari coatti, perdevano il diritto ai figli, erano sempre figli NN, non avevano il diritto di voto, non avevano il diritto di mobilità, cioè non si potevano spostare nei luoghi dove lavoravano, allora, cioè, e le donne che ci lavoravano, le donne che si prostituivano, erano in gran parte ragazze madri, cioè donne che avevano tradito il percorso costituito, no? Quindi avevano avuto una relazione da cui era nato un figlio in tempi, diciamo, in cui gli anticoncezionali erano ben lungi da venire, e che, diciamo, a fronte di questa colpa, no? Andavano, diciamo, nella stigmatizzazione di essere donne per male come simbolico, finivano a fare le donne per male come lavoro, perché non c'erano altre alternative. Per cui io credo che la legge Merlin sia stata, tanto c'è un libro bellissimo che si chiama Lettere dalle case chiuse, cara senatrice, che vi consiglio di leggere. Sono le lettere che le ragazze scrivevano a Lina Merlin. È una legge pensata per un'altra epoca, è una legge pensata per dire che non ti puoi prostituire al chiuso, cioè il nodo grosso era la posizione dei bordelli e la, diciamo, modificare proprio la cultura rispetto a quello, ma adesso quei reati che all'epoca avevano un senso, adesso sono frutto di, producono solo ulteriore stigmatizzazione e marginalità, perché, voglio dire, se tu, paradossalmente, le unità di strada sarebbero passibili di favoreggiamento. C'è un'interpretazione, diciamo, ortodossa della legge Merlin, portare acqua, caffè, tè caldi e bibite alle ragazze che lavorano in strada, e il supporto e preservativi è favoreggiamento alla prostituzione, per cui capite che ora come ora è una legge complicata. Sul femminismo diviso, se vuoi una volta ci prendiamo un caffè, abbiamo 3 ore, ti racconto, perché è veramente una storia, io ne sono molto appassionata, quindi te la racconto con grande piacere, però staremo qua una vita. Credo che il nodo del contendere, se la domanda del nodo del contendere è, due secondo me sono, che il significato profondo della parola autodeterminazione, che è una parola, come dire, la parola, io direi, del movimento femminista, cioè la parola che ha, diciamo, cambiato i rapporti tra i generi dagli anni 70 in avanti, e quali sono i confini di questa autodeterminazione, perché, diciamo, c'è chi dice, se allora parliamo di capacità di autodeterminarsi, allora la possono fare tutte e ci si può autodeterminare in ambiti diversi, quindi io mi posso anche autodeterminare nel dire, e chi dice no. Ed essendo appunto una parola molto cara ai femminismi, una parola molto contesa, su cui c'è molto conflitto. E l'altro nodo di cui accennavamo anche prima è la questione della sessualità, cioè dello statuto, diciamo, di questo statuto speciale del corpo per il femminile, però, cioè il corpo femminile, non tutti i corpi, no? Il corpo femminile come un corpo
che ha uno statuto speciale. Su questo anche c'è un conflitto enorme, come dicevo qua. Grazie. Buonasera a tutti intanto. Parto con un'analogia che ci tengo a premettere essere lontana, poco politicamente corretta, forse anche sbagliata. Però mi è venuta in mente mentre si parlava. Mi ricordo che all'inizio degli anni 2000-2001 si parlava iniziava la guerra in Afghanistan, si parlava delle grandi potenze che ne avrebbero fatto parte e si parlava anche delle regole della guerra, ovvero delle regole stabilite a livello internazionale per le quali un paese potesse entrare in guerra e legalizzazione, perché io credo che sia più una differenza di forma piuttosto che di sostanza, e visto che il tema comunque è molto politico, quello del sex work, è comunque una domanda che probabilmente ha senso di esistere, visto che verrebbe semmai una cosa dibattuta da politici e che avrebbe ripercussioni politiche molto importanti. Grazie. Chi risponde a questa domanda? Una semplice riflessione, volevo fare una domanda, magari vado fuori tema, non lo so, riguardate invece la prostituzione di alto borgo, banalizzando le cosiddette escort, quindi come porci nel momento in cui una persona, a prescindere dal proprio orientamento sessuale del proprio genere, decide di vendere il proprio corpo come merce, come forza lavoro, quindi esattamente come può fare un operaio, mette a disposizione ovviamente le proprie ore, ma anche un medico, un chirurgo mette a disposizione il proprio sapere, una persona decide appunto di andare oltre, molto oltre il reddito di cittadinanza, no? Quindi va a pagare proprio di lusso, no? Mentre in cui una persona ti dice guarda, in un weekend guadagni 10.000 euro, ponendosi magari nella prospettiva femminista dove il sesso è una scelta sempre comunque, ecco, allora niente, volevo porre questa riflessione, grazie. Non so se ho capito esattamente la tua domanda, cioè cosa ci sta in mezzo tra regolamentazione e legalizzazione, no? Vabbè, legalizzazione in senso stretto vorrebbe dire, diciamo, eliminare una clausola che c'è nel nostro codice, come quasi tutti i codici europei, che rende il contratto di scambio di sesso per denaro nullo, no? Quindi, per esempio, nel nostro ordinamento c'è scritto che è lecita, non che è legale. Cioè, che vuol dire che non c'è scritto che è illegale da nessuna parte, adesso in queste cavillosie e diciamo della giurisprudenza. Regolamentare significa non solo riconoscere, diciamo, l'esistenza di questo fenomeno, ma anche mettere in atto, cioè decidere come, no? Quindi quando io regolamento qualcosa dico che è regolamentare farlo dalle 8 alle 11, che bisogna farlo, diciamo, in maniera dipendente o in maniera dipendente, che si ha questo diritto e questo dovere e così via, no? Io credo che una strada in mezzo, che è anche stata quella scelta da Amnesty International nell'ultima risoluzione del 2015, che è stata una risoluzione epocale, perché Amnesty International, che è la più grande associazione di difesa dei diritti umani, diciamo, al mondo, e anche, voglio dire, una lobby nelle negoziazioni con le Nazioni Unite, come sono le... dopo una consultazione che è durata quasi 5 anni, che ha coinvolto le associazioni abolizioniste, le associazioni di sex worker, ha fatto una mozione per la decriminalizzazione del sex worker e il riconoscimento dei diritti di fare questa attività, che è una formulazione da un punto di vista poi dell'attuazione nazionale, dei paesi, normativa molto ambigua, nel senso che se nel momento in cui sei chiamato a produrre giurisprudenza devi stabilire dei confini più precisi, no? Che però invita a decriminalizzare, depenalizzare il sex work. In Italia oggi, pur essendo lecita, cioè le ragazze si fanno numerose serate in questura, numerosi fogli di via che ti fanno uscire, che non ti fanno rientrare a Milano per 6 mesi, devi andare a lavorare da un'altra parte dove non hai nessun contatto, numerosi passaggi ai CIE, cioè non è
come dire, è un mondo dove la repressione, diciamo, delle forze dell'ordine è ancora molto, molto forte, no? Sui bari, sui pretesti, diciamo. L'adescamento. Adescamento, e poi sai, con le migranti poi è molto facile, perché basta che non sei in regola con i documenti. Cioè, e... ho capito, però se tu lavori in una strada, diciamo, cioè, la tua esposizione alle forze dell'ordine è infinitamente più alta che se tu lavori, diciamo, in contesti diversi, no? Nel senso che e poi appunto c'è una più alta. Quello che dire, se lo dico come vorrei dire tutte le forze dell'ordine, perché in realtà qui con Comunità di Stato ho avuto anche dei rapporti molto fruttuosi con alcune, per esempio, unità formate, per esempio sull'articolo 18, l'uscita, molto competenti, però in media cioè la stigmatizzazione sulle puttane che stanno in strada, cosa che voglio dire, noi prendevamo con, io avevo un collega di Unità di Strada molto, diciamo, smanettore informato, cioè avevo una cosina per cui ogni tanto riusciamo a prendere la, come si chiama, il chip della, delle polizie, no? Cioè, è tipo, cioè, puttane di Aramella questa sera, no? Una delle vie di Bologna dove c'erano, come dire, commenti usuali, no? Per cui cioè, il livello di esposizione di chi lavora in strada è alto, molto alto, cioè la vulnerabilità alle forze dell'ordine è elevatissima. Per cui io credo che bisogna trovare delle formule, e io sinceramente non ce l'ho una risposta. Io credo che bisognerebbe partire da costruire soggettività e comunità, no? Io ieri ero a Genova, c'era un'associazione trans di Genova che si chiama Princesa, diciamo, uno storico quartiere di Genova dove hanno sempre lavorato, è sempre stato un luogo di prostituzione nei bassi a Genova, che a un certo punto nel 2005 l'amministrazione dell'epoca voleva sgombrare, aveva una politica, una classica politica di gentrificazione del quartiere, dove si è fatto, insieme alla comunità di Longano e altri soggetti, un lavoro di costruzione di comunità, no? E di presa di parola delle trans che vivevano lì, e di presa di parola della, diciamo, non della negazione del lavoro che faccio, ma della rivendicazione di poterlo fare in certe condizioni, anche ha prodotto dei risultati eccellenti, cioè ha prodotto non soltanto la possibilità per le trans che stavano lì di continuare a lavorare e di farlo in una condizione di sicurezza, ma anche di costruire proprio relazioni di comunità, col parentiere, con le vicine di casa, cioè di costruire. Io credo che, e questo si può fare a Genova coi bassi, sui viali, in via Fulvio Testi, probabilmente è molto più complicato, no? Nel senso che la marginalizzazione proprio, no? Dell'urbanismo, nel senso proprio della città, pone molte difficoltà. Io un po' credo che sia quello. Sì. Scusate, io faccio solo, cioè aggiungo solo delle piccole cose. Come Cabiri abbiamo anche dato vita a un gruppo di studio sulle legislazioni che si occupano di prostituzione, e una cosa che abbiamo capito che è molto importante è che molto spesso si parla di regolamentazione come se fosse la soluzione ideale per tutte e per tutti. In realtà non è sempre così, nel senso che regolamentare va bene, ma bisogna, cioè, la vera differenza la fanno le regole che si mettono. E quindi, chi le decide, ovviamente. E se noi pensiamo che in Turchia prostituirsi, l'attività è regolamentata, ci rendiamo conto che la situazione della regolamentazione in Turchia è diversa da quella tedesca, è diversa da quella olandese. Anche in Grecia la prostituzione è regolamentata, ma le persone che si prostituiscono, per dire, non si possono sposare. Quindi il vero problema è cercare di capire in che modo tutelare i diritti delle persone che si prostituiscono e in che modo garantire la loro sicurezza, e al momento ci sembra che la decriminalizzazione possa rispondere un po' di più a questa cosa. Poi è ovvio che il dibattito naturalmente inizia ora, e in Italia di decriminalizzazione se ne è parlato davvero poco. Un'altra cosa che volevo aggiungere, che secondo me è interessante capire, è che la prostituzione è un fenomeno molto legato al territorio, su strada. Cambiare un senso unico vuol dire cambiare la realtà che tu vedi. Ci è successo recentemente, è stato chiuso un pezzo della strada su cui noi uscivamo, e quelle ragazze noi per un tot di settimane non le abbiamo viste. E dove sono andate? Si sono spostate. Ma se io mi sposto in un'altra strada dove c'è un'altra realtà, è difficile. Vuol dire che questi piccoli cambiamenti in realtà modificano fortemente la realtà,
e spesso mandano nel sommerso qualcosa. Cioè quel poco che noi vediamo su quelle strade, che diamo per assodato, monitoriamo, a un certo punto non c'è più. E dov'è? Boh. Questa è la zona grigia fortissima. E per quanto riguarda invece, prima si faceva riferimento alle ordinanze comunali, usano molto spesso, cioè l'attività è lecita, quindi voglio dire non mi puoi mettere dentro perché mi sto prostituendo, ma ci sono tanti altri modi per cui posso essere messa dentro se vengo beccata. E le ordinanze comunali che ci sono state con Expo anche nei comuni dell'Interland avevano come punto principale il fatto che ci fosse un intralcio del suolo pubblico, eccetera. Questo ovviamente per una persona regolare può non costituire un problema. Per una persona irregolare vuol dire che io vengo trattenuta per 8 ore, magari senza bere, magari senza poter andare in bagno. E questo è un problema grande che le ragazze a volte ci dicono. Molto spesso anche le ragazze rumene, che ora sono comunitarie, hanno avuto molti problemi. Quindi io credo che, per tornare al tuo discorso, quello che noi, su cui noi stiamo ragionando come Caviria è un po' questo, cioè capire qual è il nostro focus. Il focus sono le ragazze e difendere i loro diritti e capire come fare per far sì che possano fare quello che vogliono nella loro vita in sicurezza. E quindi questo ti aiuta molto quando studi e quando leggi, perché è già una lente molto importante, un focus principale su cui concentrarti quando studi e analizzi le varie possibilità. Sì, rispondiamo un attimo prima. No, però sull'ESCO sono molto rapida. Vabbè, ci sono un sacco di persone che guadagnano un sacco di soldi, no? In alcuni casi motivatamente. Totti, per fare un esempio, cioè giocatori di calcio, cioè che hanno, diciamo, dei redditi per, adesso stereotipizzo, insomma, esagero anche la mia antipatia per il calcio, che c'è oggettivamente, ma cioè, la calco per, no, per dire, corri 90 minuti verso un pallone, no, e guadagni 7, 8, 9, 10 milioni di euro, no, forse anche di più, io non sono informata, però sono delle cifre da capogiro. Cioè, questo per dire che a me pone un problema morale, infatti, questo chiama un problema veramente morale, il fatto che sono delle persone che guadagnano così tanti soldi a fronte di gente che non ne ha. Quindi rispetto all'escortismo di alto bordo ho un po' la stessa visione, qualcuno che guadagna 20 mila euro e qualcuno che ne guadagna 800, no? Quindi veramente come ragionamento che è, secondo me vale per l'escort, per i giocatori di calcio e verso i manager di Wall Street che ci hanno fatto ficcato dentro la crisi nel 2008, cioè nel senso vale, non faccio veramente distinzione rispetto a questo. E, rispetto al fatto che anche dentro la prostituzione c'è una dimensione di classe, cioè non è che, cioè, lavorare in strada o lavorare come escort italiana sul mercato dei visitatori che arrivano da Dubai a Milano per l'export sono evidentemente due mondi molto diversi, no? Questo ci testimonia da un lato che dire, quando diciamo sex work e prostituzione diciamo veramente tante cose molto diverse, non cadrei, cioè stare attenta, non perché dico che l'hai detto tu, ma perché è un'argomentazione che c'è molto spesso rispetto all'escortismo, alla prostituzione di alto bordo, il fatto che quindi tu guadagni tanti soldi e non sai fare niente, no? C'è una questione un po' del merito. A parte che sfiderei tutti di non si mai prostituito a farlo una prima volta per riuscire a far stare 20.000 euro, perché quella è una certa competenza, secondo me. Però non è una cosa banale, no? Io, è una cosa che nel mio lavoro di ricerca dalle ragazze mi si è detto molte volte, no? Io per un periodo ho fatto un'etnografia in un call center erotico, quindi ragazze che lavoravano al telefono. Una volta per caso una si sta mettendo le lenti, no? E quindi mi ha detto, vabbè, fai la centralinista, che era la prima parte dove tu dovevi dire tipo ciao, chi sei, con chi vuoi parlare, e io imbarazzatissimo ho detto, ma non mi farei mica parlare, la mia guarda mi fa, ma figurati se faccio parlare perché non sei capace di fare niente, non è che un lavoro dove si improvvisa, no? Ecco, secondo me, per entrare nel merito su questo, però anche, cioè,
come dire, anche per fare dentro il sex work ci sono anche tali che, come dire, bisogna saperla fare la sex work, non solo una identità, ma è anche una cosa che è vita per fare, no? Quindi infatti ho parlato di un chirurgo proprio per quello che certo, di... No, ma la mia domanda era più che altro se in questo tipo di prostituzione cioè come a una persona di questo tipo gli puoi andare a dire no, guarda che è più nobilitante un altro tipo di lavoro. No. Allora, aspettate a vedere due, te poi c'è Antonia. Una domanda era chiarissima, guarda, non è che tu voglio far parlare, non ripetiamo le domande. Allora, colgo l'occasione e poi dico un po' di altre cose che mi sono appuntate. Sono Evelina, faccio partente di Caviria, sono una volontaria. Su questa cosa, per esempio, appunto delle possibilità economiche dei vari lavori, eccetera, mi è capitato una volta di conoscere una ragazza che continuava a dirci, romena era, e continuava a dirci io vorrei smettere, vorrei fare altro, eccetera. Dopo qualche mese è venuta fuori la possibilità veramente di un posto come badante per 800 euro al mese, e ho detto, ah vabbè, per 800 euro al mese, cioè, per fare. Quindi veramente, cioè, si tratta poi anche di un bilanciare, di scegliere a seconda di quello che si vuole, ognuno poi sceglie, diciamo. E, poi sul discorso di poter, cioè, di poter rivendicare i propri diritti, per esempio, il discorso che faceva Sara prima sul poter affittare o meno la casa con una collega, veramente rischia di essere visto come sfruttamento in Italia, quindi è una cosa semplice che una ragazza in Italia che si prostituisce non può fare, non può affittare la casa con una sua collega perché entrambi rischiano, diciamo, il favoreggiamento. Quindi sono cose molto semplici con cui noi ci scontriamo, ma che poi impattano la vita di tutti i giorni di queste ragazze, quindi questo è un altro aspetto, diciamo, per me importante. E anche era venuto fuori il discorso della vendita del corpo. E richiamando proprio quello che è stato detto prima sul io non sono una prostituta ma faccio la prostituta, cioè ci viene detto io non vendo il mio corpo, io offro dei servizi sessuali, quindi anche questo è stato un altro diciamo problema che abbiamo avuto con un giornalista una volta che si è approcciato proprio una ragazza e chiede ma tu perché hai scelto di vendere il tuo corpo? E lei tranquillissima, io vendo servizi, cioè io offro servizi sessuali. Poi e ultima cosa sul femminismo abolizionista, diciamo un aspetto che a noi in particolare non piace del femminismo abolizionista è che vede sempre comunque tutte le persone che vedono offrono servizi sessuali come vittime, quindi proprio come vita di strada aborriamo una visione di questo tipo perché appunto parliamo del presupposto di come è stato detto ampiamente questa serata che tutte le persone sono libere di poter scegliere quello che vogliono fare e nel momento in cui stai dicendo che vuoi continuare a stare lì, vuoi farlo però vedendo garantiti i tuoi diritti, vedendo garantite le tue scelte, poterle fare nella maniera più sicura possibile, chi sono io per poterti vedere come una vittima? Quindi questo è un aspetto secondo me fondamentale. Basta. C'è Antonio che aveva fatto un intervento. Bravissimo. Non voglio valutare, anche se il nome monopoli, diciamo. ma i cambiamenti ci sono stati, ci sono attuali. Dipende sempre dai politici che ovviamente stanno a sedersi alla poltrona. Mi ricordo quando c'era la città Moratti, mi ricordo che c'erano queste multe di 300-400 euro a queste trans che anche se erano vestite come me oppure in tailleur davano la multa come anti-succinti oppure erano per strada, in macchina e quindi venivano occupazioni del suolo pubblico, cioè molte che proprio non stavano in cielo in terra praticamente. Poi vabbè, con la giunta comunale di Pisapia c'è stata appunto Iuri Guaiana che era all'interno del consiglio di senatore che ha proposto lo zoning e lì appunto si stava decidendo se approvare o meno. C'era l'assessore Maggiorino all'epoca che quasi quasi stava per creare
materiale per Pozzoli, ora la giunta comunale è cambiata. Io attualmente sto lavorando su un progetto di coesione sociale in zona 2, municipio 2, Belle Padova, dove appunto ci sono le transessuali che lavorano di giorno. Noi abbiamo fatto, è partito da ottobre questo progetto e finirà credo a settembre 2018. È un, cioè, noi non siamo capofila, nel senso che c'è capofila, c'è Comin, Bicam, poi ci sono altre realtà, Tempo per l'infanzia, Noi come Ala, Teatro 5 Incontri, poi ci sono altre realtà. Comunque, come dire, si cerca di far sì che una transessuale, anche se lavora in delle Padova, sia una risorsa da attingere, come dice appunto la Giulia. Giulia. Appunto, cioè sì, nel senso che il nostro intervento si è cambiato, no? Se prima era prevenzione sulle malattie trasmissibili sessuali, adesso invece no, fa sì che appunto una transessuale che lavora tranquillamente sia appunto una risorsa anche per il vicinato, che comunque la facciamo inserire nel tessuto sociale di delle Padova, e questo è avanti, siamo avanti e speriamo che le cose cambino ancora fino alla regolamentazione della trascrizione. Grazie. Dunque, sono le 10:30. Io non so, su un parolantino dove c'è scritto 22:30 la chiusura della serata. Nel senso che io direi che abbiamo detto tante cose questa sera e sinceramente io vado a casa con tante cose e tante cose su cui riflettere. La cosa che appunto mi porto a casa anche come giornalista è anche questa cosa di non dividere il mondo in due parti nette, ma anzi uscire da un'altra parte per conoscerlo meglio. Perché appunto anche in chi è meno propenso a giudicare dal punto di vista morale, eccetera, eccetera, ci può essere comunque uno steccato, no? Che pone davanti a sé rispetto all'altra persona, e questo impedisce di capire, di lasciare che l'altra persona comunque possa raccontare la sua storia e quello che pensa che sia giusto per se stessa. Lo porto a casa proprio come giornalista che ha l'ambizione di raccontare questi mondi. Se non ci sono altre domande, farei dare di nuovo la parola a Sara e a Giulia. Un po' per concludere, no? Ma nel senso per, come dire, dirci che cosa possiamo fare da domani, ma non può sembrare banale questo, ma nel senso che quindi è morto. Che si fa? Nel senso, io sinceramente non so se ad esempio in Parlamento ci sono disegni di legge in discussione, per esempio, oppure se si sta creando magari un movimento, perché adesso parliamo dell'Italia, sta creando un movimento che permette di arrivare a una proposta di legge o qualcosa di simile che esprima però anche la voce di chi lavora nel mondo del sesso, in modo tale da arrivare a una regolamentazione, perché penso che questo alla fine sia necessario in Italia, perché dire che è lecito non basta più, magari appunto 50 anni fa era stato un passo in avanti questo, no? Adesso non basta più, quindi ma come facciamo? Quindi ci sono a volte proposte anche magari a livello comunale, di esperimenti, eccetera. Quale può essere, certo non lo decidiamo questa sera, però magari in NATO, visto che ha iniziato tante battaglie, lo suggerisco a voi, potrebbe essere l'inizio di un percorso per cui magari si arriva a una proposta di legge, perché da qualche parte poi bisogna anche andare a parlare, no? Perché se no parliamo noi in Italia. Chi inizia? Facciamo Sara. Allora, in realtà
Visto che sei del Nagar. Esatto, ma no, io adesso nel Nagar questo tipo di dibattito sulle leggi, su come difendere i diritti delle persone che si prostituiscono, è iniziato da poco. Siamo un'associazione di 400 volontari, tutti con 400 teste diverse. È un momento in cui ancora non abbiamo benissimo le idee chiare come associazione. Di certo una cosa che c'è molto chiara e che appartiene al Naga da sempre è che dall'attività pratica che noi facciamo tiriamo fuori una linea politica che parte sempre dall'ascolto delle persone che incontriamo, che ci raccontano quello di cui hanno bisogno, che ci raccontano le loro storie, con cui noi ci arricchiamo da 30 anni, appunto. E questo per noi è molto importante, quindi innanzitutto far emergere ancora di più queste voci da una parte, dall'altra cercare di promuovere una comunicazione efficace del fenomeno, perché come diceva Giulia prima, se noi continuiamo a parlare in maniera manichea di prostituzione come persone che si prostituiscono come vittime, di certo non stiamo problematizzando il problema. La prostituzione non è solo tratta, non è solo immigrazione, non è solo sfruttamento, non è solo strada, è mille cose, e finché noi non ci poniamo, noi come persone, il compito di problematizzare questa complessità, allora non possiamo arrivare da nessuna parte, perché lasciamo sempre fuori e da parte qualcosa. Sicuramente cercare di coinvolgere la socialità e la cittadinanza, come diceva Antonia, è una parte fondamentale di un progetto sociale vero che funzioni. Lo zoning a Mestre funziona perché è nato dalla spinta dei cittadini, perché la cittadinanza è stata coinvolta. Lo zoning è il creare una zona sicura per la prostituzione, dove le persone che si prostituiscono lo possono fare in sicurezza, perché spesso questi progetti vengono fatti anche con la polizia municipale o comunque con le forze dell'ordine, proprio per far sì che sia una zona dove non ci sia violenza. E lo zoning a Mestre funziona perché? Perché per progettarlo si è iniziato ad aprire il dibattito con la socialità, a parlare con i cittadini, perché ovviamente anche solo scegliere una zona della città vuol dire creare in qualche modo del dibattito acceso, e quindi iniziare anche da questo, parlare con le persone, con i cittadini che abitano dove la prostituzione esiste, e cercare di capire quali sono le esigenze di tutti e metterle in programmazione. E ovviamente il monitoraggio del fenomeno è la prima parte. Non può esistere un progetto sociale che non parta dall'osservazione della realtà, e questa osservazione non può durare per un paio di mesi, ovviamente, perché sono fenomeni che hanno bisogno di lungo tempo. Quindi direi che se intanto iniziamo già a fare queste cose, poi tra qualche anno possiamo capire esattamente che tipo di progettualità dare al tutto, però mi sembra una buona partenza. Grazie Sara. Ma io dico solo che appunto d'accordo con Sara, soprattutto sull'idea che è un fenomeno sociale che ha ancora tanto bisogno di essere capito e poi di essere detto, cioè di essere raccontato, facendosi carico di tutte le sfaccettature, che talvolta sono anche tutte le contraddizioni che stanno dentro a questo mondo, senza cercare, diciamo, né rappresentazioni né soluzioni semplici. Dal punto di vista normativo io dico molto, allora, noi abbiamo avuto, non so, sono state presentate pure 64 proposte di legge dopo la Merlin, ci provano sempre, adesso ci ha provato, ma proprio durante il governo Berlusconi sono state presentate più di 35. I più firmatari erano Rossi, Fini, Presti, Giacomo, che ne hanno presentate svariate, tutte diciamo orientate non tanto a quello che viene chiamato neoregolamentarismo, cioè sostanzialmente la riapertura delle case chiuse con i controlli sanitari coatti, cioè delle cose che non stavano né in cielo né in terra, e erano delle forme di, diciamo, galere legalizzate. Per cui io devo dirvi la verità che in questo momento sarà anche il mio livello di sfiducia nella capacità legislativa dei nostri governi è così basso che la paura che facciano una legge c'è cioè una cosa che mi fa veramente tremare, cioè mi sembra che meglio che ci teniamo per ora il vuoto della merita su che rischiare di farci fare una legge di regolamentazione che poi diventa ancora più vincolante, e in questo credo che
non lo dico con... credo davvero che in questo momento in Italia non ci siano le condizioni per fare una legge che sia veramente una legge capace di consultare i soggetti, quindi consultare chi lavora, consultare le unità di strada, che sono gli altri osservatori privilegiati dispersi in tutta Italia, ce ne sono molte che lavorano da molti anni, penso a The Road, penso al MIT, penso alla Stella Polare, penso a Don Gaccio, ce ne sono tante che... A Cabiria, sì, adesso, cioè all'esperienza di Napoli, cioè, ci sono tanti proprio nodi, no, antenne sui territori che guardano questo fenomeno e hanno visto le trasformazioni, ma non credo che in questo momento è una legge per funzionare, dovrebbe essere una legge capace di attivare davvero un processo di consultazione che tiene dentro, diciamo, sapere gli operatori e le operatrici, sapere e le richieste di chi lavora, la cittadinanza. Forse quello che si può pensare, mi sembra che il progetto che presentava prima Antonia va in quella direzione, io ci credo abbastanza, visto che diciamo, continuiamo a parlare di autonomie locali, allora facciamo funzionare le autonomie locali e pensiamo a come i territori e le comunità possono chiaramente non risolvere la questione normativa, perché la questione normativa si dà a livello nazionale, però produrre, no, delle sperimentazioni, delle buone pratiche, come è lo zoning di Mestre, come erano i bassi di Genova di cui parlavo prima, come è stato per esempio un progetto molto bello fatto sulla popolazione sex worker trans di Napoli, dove hanno fatto formazione, cioè gli operatori pari sono diventati tassisti perché erano dei soggetti, cioè un lavoro proprio di antenne dentro la città, no? Quindi immaginare dei modi in cui le comunità, come dire, si fanno carico del fenomeno della prostituzione nel senso più proprio del termine, cioè nel senso appunto di rompere questa cosa dell'altro da noi e dire, cioè, in questo territorio ci viviamo tutte, ci viviamo tutti, ci viviamo da diverse prospettive, allora troviamo un modo, no, di far dialogare esperienze diverse, stili di vita diversi, no? Lo stile diurno e quello notturno, cioè ci sono tanti elementi da su cui trovare dei lessi. Un lessico però condiviso, un modo per parlarsi e costruire comunità, e questo credo ci siano tutti i presupposti per farlo. Fino a che, diciamo, non so, verrà una rivoluzione, o se non viene una rivoluzione, diciamo quantomeno un governo più presentabile di quelli che abbiamo avuto negli ultimi tempi. Scusa, non ti credo, no, non vediamo più male così. Un'ultima cosa, con i progetti di coesione sociale non vai a fare altro che un intervento culturale. Certo. Questa è appunto la direzione giusta, cambiare la cultura. Certo, sì, sì, e combattere lo stigma. Esatto. Assolutamente d'accordo. Grazie a Giulia per questa parte, grazie a Antonio, grazie per il contributo, grazie a Mara.